Ok, grazie di nuovo, benvenuti a questo primo evento in concomitanza con la mostra La Regione delle Madri, i paesaggi di Osvaldo Licinni, che come ben sapete è aperta dal 25 di luglio. Il saluto più grande lo rivolgo al professor Giorgio Agamben, che ci onora della sua presenza e con lui Nunzio Giustozzi, che dialogherà col professore per approfondire un tema strettamente collegato con la mostra. Credo che si possa dire che in ogni libro c'è qualcosa come un centro più o meno nascosto ed è per avvicinarsi o a volte anche per allontanarsi da questo centro che il libro viene scritto. Ecco, se dovessi dire in due parole, insomma, qual è questo centro nascosto per me, e mi vengono in mente due parole: preistoria e punto di insorgenza. Questo libro, lo studiologo, prende il nome dalla camera in cui il principe si ritirava circondato dalle opere che più amava. Questo libro contiene, chi l'ha letto, sopra 21 opere d'arte, quadri, anche sculture, che vanno dal 5000 a.C. ad oggi. Ecco, quello che io ho cercato di fare è riportare ciascuna di queste opere al suo punto di insorgenza o alla sua preistoria. Ecco, naturalmente adesso cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile che cosa intendo con queste due parole. Voi sapete che ci sono delle discipline, la storia dell'arte, l'archeologia, no? Il cui compito appunto è quello di, attraverso una serie di regole, di cure filologiche, di cautele, di avvicinarci alla conoscenza delle opere d'arte. Ecco, io credo però che ci sia un punto rispetto al quale la ricerca filologica e scientifica deve arrestarsi. Ecco, io chiamo punto di insorgenza o preistoria questo punto in cui la ricerca storico-filologica, la ricerca degli storici dell'arte, la ricerca degli archeologi, deve per così dire fermarsi. Preistoria, nel senso in cui la usava un teologo che era un grande amico di Nietzsche, Franz Overbeck, che è quello che quando Nietzsche. Overbeck dice giustamente: per preistoria non si deve intendere qualcosa di lontano, di remoto, di arcaico, no, non si deve intendere il punto in cui qualcosa viene alla presenza, il punto di insorgenza di qualsiasi, di un fenomeno, di un'opera, no? E questo naturalmente può essere anche giovanissimo, può essere antichissimo, può essere giovanissimo, perché può riferirsi anche a un'opera contemporanea, no? Cercare di cogliere il punto di insorgenza di un'opera anche contemporanea. E però appunto Overbeck che dice questo punto che appunto la ricerca storico-filologica non può cogliere è il punto di insorgenza, il momento in cui qualcosa viene alla presenza. Ecco, io ho cercato in questo libro di riportare, per così dire, ogni volta un'opera a questo punto. E quello che cosa chiamo punto di insorgenza, per spiegarmi? Non necessariamente l'origine. Se si intende per origine qualcosa che contiene una volta per tutte l'identità e l'essenza di un fenomeno, di un'opera d'arte. Non intendo questo per origine, e l'origine in questo senso è inaccessibile e forse non è nemmeno così interessante. Quello che chiamo punto di insorgenza o preistoria di un'opera, non è la sua origine in questo senso, non coincide con l'origine, ma è anzi in qualche modo, lo scarto, l'intervallo che separa l'origine dalla tradizione della ricerca e dei saperi che cercano di avvicinarci alla conoscenza di un'opera. Ecco, quindi non so se è chiaro, io chiamo punto di insorgenza questo spazio, questo scarto, questo vuoto, questo intervallo tra la ricerca storico-filologica, la storia dell'arte e l'origine. Ecco, è questa zona che mi pare interessante. Capite bene che non intendo assolutamente con questo svalutare la ricerca filologica, al contrario.
La ricerca della storia dell'arte è non solo assolutamente necessaria, ma ci permette appunto di arrivare fino a questo orlo, fino a questo margine, in cui secondo me però deve restarsi. Tra l'altro appunto l'importanza di questa ricerca, ecco, credo che nulla meglio di questa mostra che ho visto e che forse voi anche avete visto, no? E mostra quanto possa essere importante questa ricerca della storia dell'arte. Ecco, quindi non intendo assolutamente, ecco, però intendo cercare di raggiungere il punto, questo spazio tra il punto estremo a cui può arrivare la ricerca della storia dell'arte e questa origine di cui non sappiamo nulla, di cui no, è inaccessibile. E credo che questo sia appunto il compito del pensiero. Mi sembra che il compito del pensiero è di, rispetto a quello della storia dell'arte, è proprio questo di cercare di cogliere questo momento in cui l'opera viene alla presenza, per così dire, cioè il suo punto di insorgenza, che è qualcosa che effettivamente una ricerca storico-filologica non può pretendere di cogliere, e che è qualcosa che ha a che fare con la presenza immediata. Ecco, per farvi capire che cosa intendo, nel gennaio del 1506 un signore che si chiamava Felice de Fredis, scavando nella vigna che possedeva su Colle Oppio, vide emergere dalla terra il Laconte, no? Questo meraviglioso gruppo di scultura che tutti possono, che migliaia di turisti ammirano oggi nei Musei Vaticani. Dico ammirano, forse dovrei dire ammiravano, perché la dittatura sanitario-telematica che il governo sta instaurando farà sì, vedrete, che i musei non esisteranno più. I musei saranno accessibili online, chiunque potrà vedere online i quadri, però vederli il solo momento in cui si può trovare un punto di insorgenza e se si sta di fronte all'opera, questo probabilmente non sarà più possibile. Ecco, ma torniamo appunto all'emergenza del Laconte dalla terra. In quei giorni erano a Roma Michelangelo e Jacopo da San Gallo. E corsero subito, no? Appena seppero che era stata ritrovata sulla, scorsero su per vederlo. Ecco, vorrei che provaste a immaginare che cosa hanno, che tipo di esperienza, quello che chiamo punto di insorgenza. Loro hanno visto il punto di insorgenza di quest'opera, che appunto non coincide con l'origine, che non sappiamo quanto fosse nel IV secolo, non so, né con quello che poi la ricerca storica è riuscita ad appurare, a scoprire, importantissimo su quest'opera. Ecco, c'è questo momento, no, del punto di insorgenza. Qualcosa di simile credo che sia avvenuto quando, mi pare, nel dicembre del 1994, lo speleologo Chauvet trovò in una parete rocciosa dell'Ardèche l'ingresso di quella grotta che poi prese il suo nome e che è uno dei più importanti siti di pittura paleolitica. Ecco, anche lì, immaginate quest'uomo che entra in questa caverna e di colpo si trova di fronte a queste opere che risalgono a 40.000 anni prima, appunto il punto di origine, non è accessibile. E poi, naturalmente, è cominciata la ricerca che ha cercato di avvicinarci a quest'opera. Ecco, avrete capito, io invece ho cercato di situare l'opera in questo scarto tra la ricerca e l'origine inaccessibile, che però mi sembra è il momento essenziale in cui riusciamo a vedere appunto il venire alla presenza di un'opera, il suo apparire. Ecco, era un po' questo che volevo dirvi. L'arte e il pensiero comunque resuscitano le opere, no? Anche nella memoria. Tu hai avuto dei maestri diretti e indiretti, Foucault, Heidegger, ma anche hai lavorato un po' sul metodo di Abi Warburg, no? Per cui l'idea della trasformazione dell'immagine e della sua, in qualche modo, che si rigidisce poi nel corso della trasmissione in fantasmi, no? In spettri. Ragioniamo un po' sull'immagine. Oggi si dice che la realtà si comprende per sequenze veloci di immagini shock, no? Oppure che l'immagine prevale sulla parola. Io non credo, perché si scrive tanto e anche male, si parla anche tanto e male. Però quello che è giusto e che credo
con cui sono d'accordo è che ci sia stato un forte deperimento della pittura. E quindi tu hai ragionato sullo statuto dell'immagine nella pittura, che diventa un po' subspecie eternitatis, no? Se vogliamo ragionare un po' su questo aspetto dell'immagine, che quindi diventa più sacra ed eterna quella della pittura rispetto, diciamo, a quella invece disponibile, anche fosse eccessivamente disponibile. E questo ragionamento lo fai anche sui dettagli, sulla vicinanza quasi pornografica delle opere, sullo spegnersi dell'aurea, o in realtà io parlo da editore di libri d'arte, magari l'ingigantimento e il compiacimento di un dettaglio invece la cresce quest'aura, perché no? Però l'idea di, in questo i fiamminghi sono maestri, perché se la pittura è divina e Dio nella pittura, se possiamo mettere per esempio gli zoccoli di Dio dal famoso, ecco, ho cercato di portare il discorso su quadri che tutti conoscete, quadri famosissimi perché nottetempo potremmo vedere le immagini, ma ora no. In questo caso anche le macchie sul legno, tu dici, no? O la fibbia, in quel caso anche lì, in quel dettaglio così naturalistico, c'è Dio. Sì, lì ragionavo su questo fenomeno del dettaglio delle opere esatto. D'arte, no? Quando ormai siamo abituati, gli storici dell'arte, grazie forse anche all'obiettivo fotografico. Esatto, no? Da Federico Zeri in poi, anche prima, da Tosca, un dettaglio, tutti studiano dalle fotografie non sanno più vedere. E quindi avevo preso le opere. Dagli Arnolfini, avevo preso questo dettaglio degli zoccoli, questi due zoccoli che sono abbandonati sul quadro, parquet. Abbandonati, no? Tra l'altro, per questa idea della presenza del punto di sorgenza, mi piacerebbe ricordare appunto che è stato qui, ho questa idea che è stato qui. No? Nella firma sulla sì. Lo specchio, testimone di promessa. Lì appunto ragionavo un po' su questo nostro bisogno di avvicinare a ogni costo le cose, no? Quindi anche appunto anche il costo di separare un dettaglio. Per così dire, qual è il senso di questo? È l'avvicinamento, no? Il senso della rivoluzione, l'avvicinamento. E questo naturalmente ci fa perdere un po' il senso della lontananza, che è altrettanto importante. Non li ragionavo un po' su questa differenza tra vicinanza e lontananza, no? Quindi diciamo il dettaglio non spegne l'idea, come un tempo si credeva, il senso generale dell'opera, ma alcune volte può anche invece, per noi storici dell'arte, rivelare la cifra stilistica, anche un'idea generale della pittura. Quindi in questo ragionamento, secondo me, è veramente molto, molto utile. Mies van der Rohe avrebbe detto che Dio nei dettagli è già, come dire, Van Eyck l'ha assolutamente visto. Poi tu hai in qualche modo, se andiamo avanti, vediamo anche dei dettagli che ci piacciono molto, come questa mosca che tu citi in questa nostra crivellesca Madonna, oppure qui naturalmente il significato simbolico è palese, quindi la città della vita, come la crepa nell'avanzale, se poi andiamo avanti anche la stupenda Annunciazione di Francesco del Cossa, che è proprio la fecondata dalla brina della sera, no? Se andiamo ancora avanti. E poi però dei dettagli sono diventati quadri, no? Qui Heidegger, no? Come nasce quest'opera d'arte, quindi c'è l'idea di queste scarpe di Van Gogh che invece sono autosufficienti, no? E quindi c'è tutto questo richiamo meraviglioso a dettagli. Andiamo avanti. Prego, quindi in fondo l'opposizione dettaglio-quadro è da prendere con cautela, no? È vero, esatto, che noi estraiamo a forza un dettaglio perdendo appunto la visione. Però è anche vero che un quadro come le scarpe, no? sono dei quadri che sono dei dettagli, per così dire. Certo. Baudelaire, nel pittore della vita moderna, dice che il bello è fatto di un elemento eterno, invariabile, di un elemento relativo, legato alle circostanze. Senza l'uno non c'è, né risalta l'altro. E quindi diciamo che l'idea che incarna, cioè la pittura, il soggetto che incarna, diciamo così, questo pensiero di Baudelaire è l'Annunciazione, perché nell'Annunciazione c'è l'increato, il visibile, l'invisibile, l'umano e il divino è in uno stesso, no? E tu accosti nelle spettacolari filatrici di Velázquez, no? Il divino al quotidiano.
Vogliamo parlare del ragionamento che hai fatto rispetto a questo dipinto, se vuoi. Sì, come vi dicevo, io cerco, non mi proponevo di fare un'analisi da critico d'arte e storia dell'arte. No, no. Nello stesso tempo, ecco, ancora una volta si vede la necessità della storia dell'arte, perché questo serve, io credo che gran parte della ricerca degli storici dell'arte, quanto più interessante, serve a sgombrare il campo dagli equivoci che impediscono la visione del quadro. Mi sembra che un buon lavoro dello storico dell'arte... Di pulitura. Togliamo tutto ciò che impedisce, appunto, di avvicinarci a questo punto. Oppure che è assodato, ma che in realtà si fonda su presupposti e su ragionamenti. E lì questo quadro era incredibile, era evidente. Tradizionalmente le due figure in primo piano, purtroppo non so se voi le vedete, venivano associate sulla base di un passo di Ovidio a Atena e appunto nella sua Aracne, nella sua disputa con Aracne. Lì si vede l'incredibile ignoranza che noi abbiamo rispetto alle pratiche, a queste antiche pratiche quotidiane. Cioè questi storici dell'arte confondevano la filatura con la tessitura e non se ne accorgevano, perché le due figure in primo piano sono delle filatrici, mentre la storia che racconta Ovidio si riferisce a una lotta di tessitura, no? Che è quella che poi si vede nello sfondo, no? Quindi era proprio un equivoco incredibile, però questo qui impediva di capire che cosa sono queste due figure, perché invece si scambiavano queste due figure per Atene e Aracne, che è il soggetto invece della scena che Velázquez mette nello sfondo, lontano, quasi velata, no? E lì ho cercato di restituire appunto il senso di queste immagini, di queste filatrici, che è un atto quotidiano. E mi sembrava appunto che Velázquez, contrariamente a come fa di solito, in cui Velázquez di solito prende gli dèi e le riconduce al quotidiano, li identifica, li mostra in una figura quotidiana, qui fa in un certo senso il contrario. Come nella Fucina di Vulcano, sì, per esempio. Fucina di Vulcano. Qui oppone invece una scena di filatrici quotidiana per loro, che ho cercato anche di mostrare appunto il gesto di questa donna che bagna bagna la lana, no? Proprio gesti quotidiani, ha una scena mitologica fastosa che fantastico. È questa scena che sta dietro, no? Quindi in questo quadro Velázquez oppone il quotidiano e il divino, lo straordinario, il soprannaturale, e questo che appunto mi pareva importante capire. E però, nell'istante stesso in cui li oppone questo primo piano, è come se ci dicesse, guardate bene, il quotidiano è lo straordinario. Bravo, no? È come se riconducesse poi, attraverso questa separazione, a dimenticare la posizione dello straordinario, e mostrare, guardate, il vero straordinario è il quotidiano. E poi c'è questo vago, no? Questi volti che non sono definiti, quindi c'è un'idea di sogno, di piani che cambiano. Sì, sì, che questa identità non è facile appunto da raggiungere. Di nuovo è un punto di insorgenza, non è qualcosa che si possa poi cercare di, attraverso il lavoro emerito degli storici dell'arte, cercare di afferrare. Che tu sai fare benissimo comunque, te lo dico, anzi. Hai sgombrato il campo da molti equivoci e divulgati anche male. Andiamo avanti? Che non mi ricordo ormai nemmeno più. Ecco. Un po' di riflessione sull'ispirazione dell'artista attraverso l'ultimo lamento, il testamento spirituale di Tiziano, questo scorticamento di Marzia. E qui c'è proprio l'idea, no? Dell'eros apollineo e dell'orgiasmo dionisiaco, però trattati non in modo consueto, con una finezza che... Sì. Lì devo dire che mi sono smentito, ho fatto un po' un lavoro da storico dell'arte, perché ho cercato di ritrovare... Un passo un'ovvia fonte di questo quadro che nessuno aveva anche, lo vedremo preso anche con Licini, perché il libro di Enoch sì, noi non perché, l'avevamo perché questo quadro lo Marzia, Apollo e Marzia in questo si misurano in lotta l'uno con l'altro, e come sapete Apollo vince, poi scortica per punirlo il satiro appeso all'altro. Però la cosa curiosa è che Tiziano si è rappresentato nel quadro che contempla questa scena malinconicamente, con una sorta di tristezza, e chiaramente, come dire, prendendo quasi la parte di Marzia, del satiro scorticato, no? E quindi mi chiedevo qual è il senso di questo Tiziano vecchio che guarda lo scorticamento di Marzia come qualcosa che lo riguarda. E poi è stato appunto, c'è una
Dante cita lo scorticamento di Marzia come metafora dell'ispirazione. Adesso forse dovremmo trovare, mi trovi la... nelle prime terzine del Paradiso. Vediamo chi fa prima. Eccoci. Entra nel petto mio e spira tu e sì, come sì, quando appunto, Marzia traesti dalla vagina delle membra sue. Sì, sì. Quindi Dante prende l'episodio di Marzia, stranamente, come una metafora dell'ispirazione. Cioè, entra nel petto mio e spira tu e sì, come quando Marzia traesti dalla vagina delle membra sue. Cioè, l'ispirazione, la creazione, è un processo in cui l'artista viene, per così dire, spellato vivo, scorticato. Artisti è così? Ed è per questo che allora appunto Tiziano si è rappresentato come contemplando questa scena, no? E mi sembra appunto che questo quadro appunto diventa allora una metafora di quanto sia terribile, sì, quello che noi chiamiamo l'ispirazione. Come la pietà veneziana, no? Sì, come l'ultimo quadro. Sì. Se guardiamo invece Marzia che ci occhieggia, eccola qua. Però... Sì, poi si vede questo curioso viso di Marzia che... Mentre Apollo fa i fatti suoi. Sì, sì. Una cosa che... sì, sì, chiaramente Tiziano prende le parti di Marzia, no? Quindi... Ci sono dei passi descrittivi, adesso tu mi dirai che non è, insomma, che gareggiano con la letteratura ecfrastica antica e coi duelli che ingaggiavano Roberto Longhi e Bernard Berenson descrivendo l'Officina Ferrarese, no? L'incipit del pezzo sulla lepre di Chardin è magistrale, se la vediamo. Oltre a questa scrittura ispirata, tu proprio dici, Morandi dice che Chardin, come crediamo tutti, sia il più grande, diciamo così, pittore della natura e morte, e tu dici no, è il più grande pittore sacro del XVIII secolo. Perché? Sì, appunto, come sapete nel XVIII secolo in Francia la pittura sacra è molto in declino, molto minore. No? Se vediamo l'immagine successiva ci abbiamo... Sì, c'è il vero pittore sacro del XVIII secolo che fa delle crocifissioni è appunto Chardin. E la lepre è una crocifissione. Credo che se voi, qui purtroppo non potete vederla, ma se avete visto poi dal vivo questo quadro, è evidente la forza di questa bestia ferita, crocifissa. Crocifissa ha una croce di Sant'Andrea, una croce in forma di chi, come vedete. No? E anche questo è importante perché nella tradizione, nelle origini del cristianesimo, nei padri della Chiesa, loro riprendono quel passo del Timeo in cui Platone parla del chi, della croce in forma di chi, come la croce di Sant'Andrea, e ne fa un elogio e dicono nella croce in forma di chi, così come Platone lo usava per dire che era, come dire, un simbolo dell'unione del terreno e del soprannaturale, e allora questi padri della Chiesa appunto dicono, sì, nella croce, questa croce di Sant'Andrea, quello che avviene è l'unione, l'unità dell'umano e del divino, del terreno e del celeste. No? E quindi questa lepre, che poi tornano molte volte, questo non è l'unico quadro, no? Ci sono molti altri quadri di bestie crocifisse, per così dire. No? E allora appunto mi è venuta questa con forza, questa idea, che se si guarda appunto nel suo punto di insorgenza questo quadro, e si vede che è una pittura sacra, non è una pittura di nature morte. Del resto i contemporanei l'avevano un po' visto, i contemporanei dicono, allora si diceva pittura di genere, non si diceva natura morte, e però dicono, però questa non è pittura di genere, è qualcosa d'altro, quindi non avevano parole per classificare questo tipo di quadri tra la pittura di genere, quindi un pochino lo vedevano anche loro, no? E per me però è evidente, no, che è una pittura sacra, la sola pittura sacra del XVIII secolo in Francia. Andiamo avanti. Come vedi tu hai scelto 21 opere, io ne ho scelte 10 a mio piacimento, quindi ti costringo a venire su. E non potevo che, da archeologo di formazione, non potevo
che inserire questa meravigliosa statuetta sarda, nuragica, diciamo così, che risale a 4.000 anni avanti Cristo, e noi avremmo detto, da archeologi, avremmo guardato la simmetria delle costruzioni, oppure l'archeologo vero avrebbe considerato il contesto, questo luogo sacro di pietre, oppure in questo oggetto a cosa serviti. Invece tu proprio mi hai proprio aperto proprio l'idea del perché questi idoli, io adoro quelli cicladici o quelli maltesi, quelli neolitici, hanno appassionato, a parte per vicende collezionistiche, perché erano un must dei grandi collezionisti da sempre, dei grandi musei, e perché però piacessero. Cioè, Picasso lo sappiamo, i primitivi del Novecento lo sappiamo, la rinascita del primitivo, ma perché parlano ancora a noi? Perché c'è questa sorgività, non è vero? Cioè c'è questa idea. E questa è l'idea del perché queste cose così antiche e essenziali sembrano dirette a noi ora e qui, insomma, in questo modo. Sì, usato questa parola, forse avrei detto meglio il momento sorgivo, no? Quello che appunto dobbiamo cercare di cogliere, non solo nella pittura, ma anche nella poesia, questo momento sorgivo, no? che poi dopo tutte le ricerche invece filologiche ben vengano, no? Però appunto questo momento sorgivo in un'opera come questa, che avevo incontrato in questa straordinaria mostra che c'è stato 2 anni fa all'Istituto Veneto di Scienze, Arte e Lettere, che raccoglieva proprio molte di queste statue, in genere di figure femminili. Non possiamo nemmeno dire che sono delle divinità. Ecco, lì bisognerebbe avere la forza, gli archeologi dovrebbero avere la forza di dire: noi non sappiamo nulla di che cosa sono queste immagini. Però sono queste immagini di figure femminili, di varie forme, di vario stile, no? E questo viene dalla Sardegna ed ha questa forma curiosa in cui c'è questo cilindro, sono le gambe, chi lo sa? Cilindro, poi c'è questo rombo centrale, cruciforme, e il busto, le braccia, non sappiamo, e poi c'è questo collo lunghissimo con questo viso in cui è segnato solo che cosa, e poi queste due linee, insomma. Ecco, ancora una volta, qui una delle ragioni per cui ho usato la parola preistoria è questa, perché quando si guardano le opere preistoriche, questa cosa che ho detto è immediata, appunto perché lì non sappiamo nulla. Anche gli archeologi provano a fare ipotesi, ma insomma, se fossero onesti dovrebbero dire: noi non sappiamo strettamente nulla. Perché poi, per esempio, se si cerca, come molti archeologi fanno, di situare questi in una sfera di culto religioso, ma noi del culto religioso della preistoria non sappiamo assolutamente nulla. Chi l'ha detto che ci fosse un culto religioso? Forse sì, non voglio negarlo, però appunto non ne sappiamo nulla. Quindi nelle opere preistoriche questo fatto che quando li guardiamo c'è questo impatto, questo momento sorgivo che ci balza davanti con forza, no? E che ci toglie. Perché appunto quello che volevo dire quando ho citato l'emergere della Conte e Michelangelo e San Gallo che lo guardano, è che io credo che quello che avviene lì è un'altra temporalità. No? Appunto questa opera sbalza fuori dalla cronologia storica. Assolutamente. Non sappiamo, appunto, è oggi, qui e ora, qui e ora, oggi, pur venendo da lontano. E appunto abbiamo tutto quello che sapevamo, viene in certo senso meno, no? E ci troviamo confrontati a questa temporalità della sorgività, a questo altro tempo, no? Qualcosa che sorge da lontanissimo, da vicinissimo, no? Vengono da lontano, però sono vicinissime, no? Questo effetto che si aveva guardando questa statuetta era proprio la vicinanza, qui e ora, però viene da 4.000 anni. Ma tanto anche la cultura filosofica di Michelangelo gli impedisce di restaurarlo, no? Il Laocoonte, proprio perché sente, anche lui quando vede quella cosa, aveva visto il torso del Belvedere, però chiede a Montorsoli di farlo perché non riesce, no? Cioè è come qualcosa di distante, quindi lui non si sente di, con la sua concezione filosofica, di intervenire, di aggiungere, di integrare in qualche modo. Adesso ti stimolo su un mio campo. La pittura pompeiana. Questo è un affresco fantastico con l'addio di Desiderio ad Achille, staccato nella casa del poeta tragico, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è detta Flavia, ma da un prototipo di tardo classico di 4 secolo avanti Cristo. E straordinariamente composto, siamo davanti alla tenda, abbiamo i mirmidoni che fanno delle aureole e quindi fanno risalire
questo personaggio, il messaggero col caduceo sulla sinistra, vedete, è entrato, Patroclo media, cerca in qualche modo di consegnare Briseide, che è quella fanciulla con il capite velato sulla destra, però tutti gli storici del latte, io mi sono andato a rileggere dopo il tuo libro, molte schede dei libri che ho pubblicato come lecto, dicono che insomma c'è questo sguardo pieno di pathos di Achille che guarda per l'ultima volta Briseide e lui guarda da tutta un'altra parte. E questo tu lo dici. E dico, ma è vero, ma abbiamo scritto queste cose, ma non ci sta, nell'affresco non è così. Sì, sì, la cosa che mi colpiva in questo quadro, ma anche in altri quadri della pittura pompeiana al Museo di Napoli, è appunto questo sguardo dei personaggi che non è diretto a qualcosa che riusciamo a identificare e nemmeno guarda lo spettatore, però, no? Come a volte giocando a fare i pittori, no? Non guarda né lo spettatore né qualcuno nella scena. E qui c'è una serie di sguardi che vanno da varie parti, ma nessuno incrocia veramente un oggetto che possiamo vedere nel quadro, no? E quindi ho cercato di molto suggestiva, sì, di capire questo sguardo dell'uomo antico che non è rivolto a, in queste pitture a qualcosa, a un oggetto. Poi se pensate che queste sono pitture pompeiane, no? Questo grande storico della religione, Chereni, dice giustamente: mentre i greci sono un popolo della visione, della teoria, l'essenziale del dio romano è quello di essere un numen, e numen ha la stessa radice di nutus, un cenno. Il dio romano non è oggetto di visione, è una figura che accenna, fa dei gesti, sì, no? E quindi questo sguardo appunto non guarda veramente una visione divina, ma è come se avesse qualcosa di questo nutus, di questo cenno. Poi c'è un omaggio a te perché c'è Fenice, il consigliere, che ha proprio la fronte rugosa e il gesto del pensatore saturnino e malinconico, come l'idea della filosofia, sì, sì, rinascimentale. Appunto, gli sguardi, basta poi vedere, se si vedono con attenzione, nessuno va da nessuna parte. Come succede? E anche questa malinconia che nelle pitture pompeiane colpisce molto, no? Questa cosa, Rigle diceva, una specie di ombra, di maschera, no? Che c'è in queste figure, no? Ed è anche molto bello questa idea di questa malinconia dell'uomo antico. Terzo fascino, vero? Prego, andiamo avanti. E poi c'è un limite della finitudine, cioè l'idea del corpo, no? di un Cristo che non ha al di là. E qui tu poi ci racconti di Dostoevskij, dell'idiota, della sua visita con la moglie a Basilea. Questo è un pezzo molto importante. Sì, questo quadro per me era legato all'episodio che la moglie di Dostoevskij racconta, che quando visitano questo museo, quando Dostoevskij vede questo quadro a Basilea, ne è sconvolto e sembra quasi sta per loro di avere un accesso di epilettico, e poi dirà, così come dice anche poi nel romanzo, chi vede questo quadro può perdere la fede. Il quadro, come sapete, che è rappresentato in modo impietoso, no? È un cadavere leggermente che sta sull'orlo della putrefazione, no? Un volto qualunque, no? Quindi Dostoevskij aveva anche ragione di dire: chi guarda questo quadro può perdere la fede, no? Ma io ho cercato di rileggere i passi di Dostoevskij, che se ne occupa poi a lungo, no? E cercare di capire qualcosa, no? E mi veniva in mente di riportare questo quadro, quindi, che non è assolutamente un'icona, ma nell'idea di Dostoevskij, riportarlo alla forza dell'icona, che rende presente veramente qualcosa, no? E che quindi vedere questo quadro era come urtarsi veramente a qualcosa. Questo cadavere di Cristo è lì, non è rappresentato, no? Come in un'icona, come se fosse una anticona, un'icona rovesciata, insomma, ma comunque la stessa forza di un'icona, no? E quindi ho cercato un po' di soffermarmi su questi straordinari lunghi passi di Dostoevskij. Il quadro viene evocato più volte, no? È un quadro che quindi ha avuto un'importanza per Dostoevskij fondamentale. Poi c'è il luogo della scomparsa. Questo è un quadro che io veramente non conoscevo e che era rimasto nelle isole
dopo la morte di Gauguin. Anche qui c'è un'idea di... mi ha molto colpito sia come volto sia come luogo, no? Sì, sì. Che si collega. No, questo è un quadro straordinario, una delle ultime tele dipinte da Gauguin, perché quando Victor Segalen, questo straordinario scrittore che poi l'ha scritto molto anche su Gauguin, sbarca alle Isole Marchesi pochi giorni dopo la morte di Gauguin, entra nello studio e vede questo quadro, che appunto è un autoritratto sul Golgota, perché qui si vede male, ma lì c'è una specie di croce, no? Quindi lui si è rappresentato come sul Golgota, no? Con questa espressione implacabile, le palpebre semichiuse, lo sguardo, uno sguardo che mi faceva pensare a questo personaggio di Conrad Kurz, no? Che questo straordinario racconto, come si chiama, insomma, in cui il personaggio... Sì, alla fine finisce con queste parole di horror, l'orrore, questo personaggio ha visto l'orrore, no? E mi sembrava come che in questo ultimo autoritratto di Gauguin fosse l'autoritratto di qualcuno che ha visto qualcosa di terribile, ha visto qualcosa di tremendo. Voi sapete poi com'è stata dura la vita di Gauguin, questa lotta che ha fatto contro le autorità coloniali per difendere i Maori, e ha visto qualcosa... L'hanno tanto omaggiato poi dopo, sì, la morte, l'hanno riconosciuto... Sì. E poi quindi si rappresenta con questo sguardo di chi, con questo sguardo che ha visto qualcosa di tremendo, no? Sì, poi c'era questa cosa molto bella che questo specie di servitore, amico di Gauguin Maori, dice quando lo seppellisce, dice non ci sono più uomini. Non ci sono più uomini. Ecco. E forse non ci sono più uomini, ma resta la pittura. La pittura è il vuoto, il luogo del silenzio, il bianco. Dentro la pittura entriamo nella penultima opera, no? Che è Briciole, in cui c'è proprio questa idea, no? Essenziale. Sì, questo che mi colpiva in questo quadro è un quadro sulla tela, no? Non c'è un fondo, il fondo è solo la tela bianca. Ed è un quadro che fa parte di una serie di quadri in cui la pittrice ha fatto proprio questo, no? Ha messo degli oggetti, delle cose, quindi non sono delle vere e proprie nature morte, perché le nature morte in genere stanno sullo sfondo, no? Su qualcosa, no? Invece queste e gettano un'ombra, come vedete, quindi è come se ci fosse un fondo, ma un fondo non c'è perché è la tela bianca. No? E mi pareva che appunto il vero soggetto di questo quadro fosse proprio la tela bianca, che quindi queste briciole di pane che un soffio di vento potrebbe portare via servono a far apparire questo fondo bianco che è, come si potrebbe dire, che appunto che è il puro aver luogo della pittura, è il luogo della pittura, questa tela, la tela bianca, no? Quindi appunto l'idea era che di vedere in questi quadri appunto il luogo della pittura. È di Monica Ferrando. Nella Letta leggo: vi è un momento nell'itinerario creativo di ogni artista, di ogni poeta, in cui l'immagine di bellezza che gli sembrava fino allora inseguire come un'elevazione continua in ascesa, improvvisamente inverte la sua tendenza e si mostra, per così dire, verticalmente, in caduta. Bellezza che cade. Noi pensiamo sempre all'artista che si innalza, si eleva. E invece c'è una contemporanea, costruita a Gaeta nel 1984, se andiamo avanti, senza titolo, di Twombly. Sì, questo in basso ci sono, copiati dall'artista, quattro versi della decima elegia duinese di Rilke, in cui si parla di qualcosa di felice che cade, Glücklichsfeld, qualcosa di felice che cade. E mi sembra che l'idea di questo quadro, in cui c'è una qualcosa di vegetale che è spezzato e cade. L'idea di cesura. Sì, l'idea, no? Di cesura è un'idea di caduta, e qualcosa di felice che cade, no? È una bellezza che cade, no? Mi pareva di leggere in questo quadro quel momento estremo nell'itinerario creativo di un artista, mentre immaginiamo sempre, no, che l'itinerario di un artista vada man mano progressivamente, per così dire, salendo, elevandosi, e qui c'è un momento, una bellezza che cade. Il momento supremo dell'arte è quello
di una specie di arresto, di frattura, no? Di una bellezza che cade. E questo mi sembra il tema del quadro, della scultura. Ed è un momento curioso perché Simone Weil dice a un certo punto dobbiamo immaginare un'ala particolare che non fa volare ma fa cadere, un'ala che fa cadere, no? Che vince, che è senza la gravità, un volo che va verso il basso, no? E mi pare questo proprio, un volo che va verso il basso e quindi non l'arte come creazione, ma per così dire l'arte come decreazione, arresto della creazione, cioè il momento estremo dell'arte non è una bellezza che sale, ma una bellezza che si spezza, cade, quindi rappresenta questo momento quasi di decreazione della creazione. Quindi anche non voglio annoiarvi troppo. No, adesso passiamo all'anatomia dell'angelo, però una considerazione, no? Cioè un'opera d'arte contemporanea. Come me, condividiamo questa cosa, tu ami molto il realismo anche dei realisti di Madrid, meravigliosi, ci sono Alvarez, ci sei Isabel, ci sono molti, perché tu dici, no, che ripropongono postume, cioè delle metodologie che sono antecedenti, diciamo, alle cesure della modernità, in qualche modo, perché tu contraddici il motto di Klee per cui l'arte deve rendere visibile il visibile, e non l'invisibile. Poi mi piace molto, condivido molto la tua affermazione sui musei d'arte contemporanea, che sono templi dell'assurdo, no? Che conservano, tu dici, no? Conservano ed espongono il vuoto, no? È così, perché molti dei musei d'arte contemporanea, per cui anche io lavoro, sono stupendi contenitori fatti dall'archistaza di Jean Nouvel o Gehry, poi in realtà il senso profondo delle opere, ecco, in Twombly tu l'hai trovato, altre volte l'antica. Abbiamo parlato di caduta, però c'è anche la scalata al cielo, la scalata al cielo frenetica e statica dell'Angelo Ribelle, che è la pagina, una delle pagine a me più care, ma vorrei chiamare appunto Daniela perché poi dialoghi lei su Licini con te. Grazie infinite. Grazie. Intanto grazie davvero per questa serata, per essere con noi. Davvero il desiderio di invitarla è nato quando la casa editrice ha contattato il centro studi per l'immagine dell'Angelo Ribelle su fondo blu. Sì, e poi appunto tramite Nunzio c'è stata questa opportunità di inviarle questo invito che lei ha accolto e per noi averla proprio nel contesto di questa mostra che già nel titolo sottolinea il rapporto della pittura di Licini con la filosofia e ospitare la presentazione di questo studiolo che davvero legge, no, l'arte attraverso il pensiero, la sensibilità del filosofo, davvero per noi è un grande onore, è come dire, come quando tutto torna, perché davvero questo legame profondo, no, tra arti figurative e pittura di fatto, insomma, c'è. No? Cioè nell'arte di Licini e insomma nel suo studiolo, infatti non a caso, figura un angelo ribelle. Questa anatomia dell'angelo, ce ne vuole parlare? Sì, dunque, io amo Licini da moltissimo tempo, però appunto è un pittore difficile da vedere, come voi sapete, no? Perché è raro che si facciano mostre. Quindi 2 anni fa, in occasione della mostra al Guggenheim di Venezia, c'era stato per me un nuovo incontro, no? E lì, c'era l'ultima sala, c'erano gli angeli ribelli, e avevo scelto un angelo che commento. Però devo dire con assoluta sincerità che la mostra qui a Montevidon Corrado è davvero un passo oltre quella di Venezia, è una mostra molto più importante di quella di Venezia, perché fa capire in modo nuovo, almeno per me è stato così, no? Certi aspetti importanti della pittura di Licini, no? E anche questa anatomia, io in questa pagina mi soffermo su questa anatomia curiosa che Licini inventa per questi corpi, non solo per gli angeli, ma per la Maria Assunta, no? Questa strana anatomia in cui una mano può sorgere dal volto e delle corna possono stare, no?
Mi è sembrato di capire in modo nuovo questa anatomia a partire dall'ipotesi che Daniela Simoni e i suoi collaboratori hanno messo alla base di questa mostra, cioè l'importanza del paesaggio come nucleo generativo della pittura di Licini e anche della pittura completamente diversa, della pittura astratta, oppure degli ultimi, di questo ritorno al figurativo degli angeli. E questa mostra fa vedere davvero bene come il paesaggio poiché qui, questo paesaggio, si trasfiguri, si animi, proprio diventa vivo. Daniela dice si erotizza, io direi proprio che si anima, diventa vivo, e allora queste figure di angeli ribelli con questa strana anatomia sono come dei pezzi del paesaggio marchigiano che si sono animati, angelicati, sono diventati vivi, si muovono, e questo spiega questa curiosa anatomia massiccia, che forse si vede meno, ma in certi quadri della mostra è proprio evidente, no? Perché l'idea, come se avete visto la mostra lo sapete, è di mettere un quadro di paesaggio e poi far vedere come si ritrovano queste forme, queste linee, inaspettatamente, in figure, nella Malassunta, negli angeli, cioè. Quindi per me è stata un'esperienza importante questa. E sì, questi angeli ribelli sono l'ipotesi che io facevo ed è, credo che sia giusta. Sappiamo che Licini era abbonato a questa rivista Document, che faceva l'Iris in Francia, e in questa rivista si parla appunto degli angeli ribelli, degli angeli vigilanti, cosiddetto questa leggenda, no, forse conoscete, degli angeli che si uniscono alle figlie degli uomini e generano come figli giganti, quindi si ribellano, come dire, a Dio, si uniscono con le figlie degli uomini, con le donne, e generano i giganti e vengono puniti da Dio, dagli arcangeli che li puniscono. E mi sembra che il gesto di questi angeli ribelli sia proprio questo gesto di questi angeli che danno che invece si veramente continuano questa ribellione, no? Si danno, scalano il cielo, e qui superano un qualcosa che potrebbe essere anche uno dei fiumi del paradiso terrestre. Ricordate, nei Vangeli si dice che il regno si conquista con la violenza, no? Quindi questi angeli sono anche violenti in questo desiderio di riappropriarsi del paradiso, no? Cercavo di leggere un po', però davvero voglio ancora ringraziare tutte le persone che mi hanno invitato, perché questa mostra è qualcosa di unico. Grazie professore, davvero. Io volevo leggere un passo di Licini che credo sia calzante con l'interpretazione che lei ha dato rispetto proprio alla genesi dell'angelo, perché Licini accompagna la pittura con dei testi che sono anche dei frammenti brevi ma assolutamente pregnanti per comprendere la pittura. Licini scrive: finalmente sono arrivati gli angeli a cavallo, precursori dell'anima mia, in silenzio, per bussare alle porte di questo cuore mio, tanto indurito nella speranza di vederli un giorno finalmente arrivare, a piedi e a cavallo, da in mezzo al cielo con le loro spade di seta fiammeggiante, da mezza estate in pieno mezzogiorno, puntate verso il mio cuore da sembrare angeli strani al mondo vestito di blu. Ma il nostro sorriso è d'oro di compatimento, come senza alcun dubbio le lacrime nostre garantite sono in argento, a dispetto del mondo, del vero, del bello, del giusto, del bene e del male. C'è, no? Sì.